pensavo di più. Le commissioni! Buonanotte! Era tutti. È uscito dalla casa del potere. Grande Mau, grande Mau. Ma che parte è? Zanda ha detto addirittura l'occupazione della Camera non è un atto democratico. Secondo lei perché lo ha detto? Non lo so, le dichiarazioni degli altri le dovete chiedere agli altri il motivo. Io vi posso dire che per noi è l'atto più democratico, rispetto delle regole che sovraintendono al nostro Stato, è l'atto più democratico in assoluto che noi possiamo fare, pretendere rispetto delle regole. Se poi questo non sta bene o viene visto come antidemocratico, a questo punto iniziamo a interrogarci sul significato delle parole o dei concetti, cioè. A noi sembrava un gesto rispettoso, è stato effettuato alla fine dei lavori d'aula, quindi non si è assolutamente venuto a bloccare o alterare l'iter normale della discussione. È stato fatto in maniera molto composta, educata, è stato fatto in un modo bello perché c'è stata una diretta streaming con tantissimi accessi e le persone da fuori ci facevano domande, chiedevano spiegazioni, c'è stato anche un portare i cittadini all'interno del palazzo, ci sembra aprire veramente le porte del palazzo. Però non è importante anche il governo. Lei sospira, però
anche tra i vostri elettori c'è chi lo chiede un governo, giusto? Ma è la forza per occulta delle persuasioni dei media, che a furia di ripetere la stessa cosa sembra quasi che sia una verità. No, il governo è importante, ma in questo momento bloccare tutte le istituzioni del paese perché non si raggiunge un accordo sul governo è foglia allo stato puro. Quindi noi diciamo un'istituzione c'è completamente formata, potrebbe partire a lavorare domani su leggi importanti. Cioè non... Però se non c'è la maggioranza la legge rischia di non essere approvata, di non vedere la parte finale. Non c'è una maggioranza. Ma la maggioranza che significa quella maggioranza che ha un interesse o una maggioranza che si crea dal confronto democratico in Parlamento? Perché dicono che noi ci soffriamo al confronto democratico, ma noi sui progetti di legge siamo disposti a lavorare con il gruppo. Quindi una maggioranza su progetti di legge si può fare. D'altronde io vedo i programmi degli altri dei partiti, il PD, gli 8 punti e le ultime fasi della campagna elettorale, addirittura lo slogan usciamo fuori dal buio ci hanno copiato. Quindi parrebbe a parole che vogliano fare le stesse cose che dicevamo noi. Il PDL l'altro giorno, quando è stato ieri, che il Berlusca se ne è uscito con altri 8 punti, perché adesso vanno di moda gli 8 punti, e ha detto anche lui altre cose che erano analoghe, tipo cos'era che aveva detto, l'abolizione dell'IMU, sì, Equitalia, queste cose, altre cose che sono nei nostri 20 punti. Quindi se a parole loro dicono che dovrebbero fare le stesse cose, facciamole. No, nel frattempo si forma il governo, una maggioranza così teorica ci sarebbe. Però se loro dicono così, dicono prima il governo, poi le commissioni. Voi dite le commissioni prima di tutto prima per far partire il Parlamento, per far partire l'attività parlamentare. Rimanete arroccati sulle vostre posizioni, lo stallo rischia di penalizzare ancora di più. Sì, ma noi abbiamo le regole della nostra, cioè la Costituzione e il regolamento di Camera e Senato. Beh, loro hanno la prassi, la cattiva abitudine. Alcuni costituzionalisti dicono che invece... Alcuni, altri dicono che abbiamo ragione. Esatto. Noi, quindi, ma se il braccio di ferro continua, dove arriviamo? Se si rispettassero le regole si aprirebbe il Parlamento, se si rispettassero le regole. Se si continua ad arroccarsi su una cattiva prassi, di una cattiva politica che ha portato il paese dove siamo, siamo arroccati su due posizioni. Ma noi abbiamo la legge, le norme, le regole alla nostra. E adesso ragazzi provate a dormire. Non ci porta alle urne anticipate questo presidente? Cittadino eletto. Non ci porta alle urne anticipate. Non ci porterà alle urne anticipate perché i PDL hanno deciso il giorno dopo i risultati elettorali. Anzi, anche secondo me fa anche qualche giorno prima, quando hanno visto i sondaggi quelli reali. Quelli che ogni tanto uscivano da qualche tweet di direttore di giornale che dicevano questi sondaggi. Finirà con il PD e PDL a governare insieme, che hanno fatto il suo direttore di giornale? E che hanno fatto in maniera alternata e mascherata questi ultimi 20 anni? Però voi potreste impedirlo, o no? Non potremmo impedirlo, perché abbiamo il 25%. Non basterebbe per tenere il spedito, per sapere che è successo? Che si sono detti a proposito dell'incontro? Si sono riuniti anche alle 21, e Berlusconi è finito qua alle 21. Pare che abbiano trovato un'intesa sul... Oh, sul ma Serenale. Davvero? Sì. Oh, ma guardi, non l'avrei mai detto. Un'intesa di PDL. Non se l'aspettava. Incredibile, quando ti stai un attimo che ti metti a Montecitorio a leggere la Costituzione. State attenti che siete arrivati quasi alle scale. E fatto batte, come ha detto lei a me fuori dal finale. Sì, come ha detto, state attenti perché sennò fatto batte. Va bene ragazzi, ciao, buonanotte. Quindi col PD tutto chiuso, anche dopo le dichiarazioni di oggi? Non ne sono queste le dichiarazioni di oggi, però rimane che non chiudo. Buon lavoro! Hanno pure chiuso, a posto. Che ne ha guato? Avete visto il fantastico bauletto con la decima del 5 stelle? Si può girare un attimo?